Esce fuori l'Enderen, esce fuori il cervino, ragazzi! Siamo pronti? Cosa facciamo? Escursionismo o beach escursionismo? Cosa suggerisci? Secondo me è escursionismo. Cross country ski adventure, mountain bike and monowheel exploration. Dai, si parte! Che bottiglia hai portato questa volta? Per... Niente, sì. Perché l'ultima volta mi avete deluso, ho portato il barone, non me l'avete fatto portare indietro. Quindi una volta dopo l'abbiamo bevuto. Poi una volta sono andato insieme a loro, ho portato 3 bottiglie. 10. Sì, a me stanno un po' stufando queste birre. Artigianali. Artigianali? Passa anche qua dentro, ma lasciamo le bici e andiamo a piedi. Ero troppo contento che erano scarponi nuovi. Sono aperti. Quale laccio? Questo? Mannaggia, guarda che roba! Eccoci qua, Rifugio Aosta, tutta la strada percorsa. Cosa stiamo combinando, Danilo? Stiamo facendo un tentativo estremo di the final cut. Stiamo cercando in extremis di aggiustare uno scarpone. Di fare la gita domani. Se no sdraio. Sdraio, libro in tedesco. Libro in tedesco tutto il giorno e poi ci vediamo, ditemi voi a che ora. Perché il problema non è la suola, è che non solleciti sta merda che si sta asfaltando. Anche davanti.
cocktail. Questo è il ghiacciaio. Sta sciogliendo. Super cascate. Qua tutto il vallone che abbiamo salito in precedenza. Beh, la cena non è andata male, vero? Insomma, diciamo che... Sì, dai. Ho mangiato di meglio. Vabbè. Insomma, si può neanche pretendere che a 2800 metri, no? Mangi. Pure è una spezzatina, pure le patate hanno raccolte di sotto. Sì, c'hanno una morena. La morena della patata. Sì, sì. Con la noce moscata già. Sì. Hotel 5 stelle. Che bella roba. Neanche in Africa facevo una colazione così. Allora, socio. Viva! Eccoci al colle della Division. Così, fino laggiù, e poi giri. Se no l'altra si può andare su con la pietraia. E poi però... Dritto. Di massimo forse si potrebbe provare da lì. Scendere un po' e stare larghi là? No, se no si sale sulla pietraia. Però poi si prende pezzolate, non bisognerebbe capire cosa c'è qui sotto poi. Allora, io propongo o tutti o nessuno. Assolutamente. Se c'è qualcuno che in questo momento dice io penso di patire, di non... basta, teniamo indietro e tra un po' arriva il sole, ce ne stiamo al caldo e fine del problema. Ci siamo fatti la giornata. Com'è ragazzi? Tutto a posto. Posto com'è? Eh? Com'è il posto qua? Bellissimo. Molto bene. Faccia Dent Blanche. Signori, guardate che meraviglia! La punta è lì, siamo arrivati! Dai, ultimo sforzo! Occhio che c'è un crepo qua, Grande socio! Yuppi! La grande! Vai. Aspetta un attimo che c'è un crepo. Ok, dai. Fabio, vai.
Eccoci qua, quasi in punta. Eccoci, ragazzi! Grande Pier! Arriva Marco, segue Simone, ultimo Marco. Giornata stratosferica, non c'è una nuvola. Davanti i colossi del Denderen e del Cervino e tutti i ghiacciai della Svizzera. È stata faticosa, però ce l'abbiamo fatta, dai. Dopo una breve sosta, abbiamo mangiato qualcosa, ripartiamo perché è lunghissima tornare giù. Lunghissima. C'è un crepaccio. Occhio con lo salto, Pier, pronto? Salto, pronto? Vai. Ale, bravo Pier. Quasi la fine del ghiacciaio. Poi pietraia, fino al rifugio. Togliamoci i ramponi, poi. Un miraggio, Simo, lo vedo, è un miraggio o è lui? È lui? È il cielo. Il rifugio. Questa parte qui del video. Il momento del conto è stato un momento. Doloroso. Siamo completamente sfatti. Siamo quasi alle bici. Manca ancora 5 minuti. Quasi ora. Danilo, siamo arrivati alle bici. Sì. Vedo già una salita, è già sto male. Allora. Manca Danilo. Evviva! Ma viene? Cin cin. Cin cin. Cin cin. Evviva! Cin cin. Cin. Portati al pissaggio, non li ho portati da Pettiniello o calzolaio. Se ti piace questo, non so cosa sia. Non lo so, ho schiacciato un tasto e è venuto fuori questo. E vediamo te, che sei più bello. Che cazzo. Del tappì. Se vuoi fare il salto della quaglia trovi il ricordino. No. Mi basta l'odore.